Sono Candido Paglione, sindaco di Capracotta, un comune in provincia di Isernia, il secondo comune più alto dell'Appennino, il comune simbolo della montagna molisana e non solo, direi. Bene, il fatto che Poste Italiane manifesti questa vicinanza alle piccole realtà istituzionali è sicuramente importante. È importante perché nei nostri comuni a volte le presenze istituzionali sono talmente rarefatte che diventa complicato riuscire a garantire alcuni servizi fondamentali. E poter sapere di poter contare su un ufficio postale che magari ha anche la possibilità di essere una piccola banca, perché pure di questo abbiamo bisogno, perché nel corso degli ultimi anni noi abbiamo purtroppo assistito a questo processo di spoliazione totale dei servizi e alle chiusure dalla sera alla mattina anche degli sportelli bancari, che sono portati via anche i bancomat. Quindi immaginare per esempio di avere un bancomat evoluto da noi diventa un aspetto importante. Oggi è un giorno importante, credo, per tanti piccoli comuni italiani. Grazie a Poste Italiane. Buongiorno, sono contento di essere qui oggi a Roma e soprattutto sono contento di essere stato individuato come comune tra i primi in Italia per partire e sperimentare questo nuovo progetto Polis. Progetto che per i piccoli centri ha un'importanza fondamentale. Fondamentale perché la presenza di Poste come presidio nei piccoli comuni italiani è motivo di orgoglio e motivo di resistenza per combattere soprattutto nei comuni delle aree interne anche il fenomeno dello spopolamento. Quindi un applauso a Poste Italiane che ancora si ostina ad essere presente in ogni piccola realtà, combattendo anche il fuggi-fuggi dei vari sportelli bancari che invece hanno abbandonato i piccoli centri. Questa è un'occasione importantissima per noi piccoli comuni di avere un aiuto da Poste Italiane. È ovvio che nel passato Poste ha rappresentato forse l'organismo più presente su tutto il territorio, capillare come i comuni, per cui questa credo che sia un'evoluzione naturale, la possibilità di sostenerci in quella che è l'erogazione dei servizi della quotidianità. Oggi un aiuto veramente importante per i comuni che soffrono per la mancanza di personale e dunque hanno ancora più bisogno di poter essere sempre presenti e vicini ai cittadini.